Eccoci qua ragazzi, questo è il Daiso, ve lo presento, è un negozio che vende tutto a 100 yen. Adesso ci entriamo e vi facciamo vedere che cosa ha. Allora, 100 yen è l'equivalente di... 10 euro. No, che 10 euro? Neanche un euro. Io pensavo ai 10 euro. No. Quindi noi qua già abbiamo comprato delle cose. E poi ne compreremo altre, no, così vi facciamo vedere. Ma il giapponese! Io ho visto. Ecco qua. Ecco qua. Super abbondare. Che si sono tipo i kit block di costruzioni. Noi abbiamo lui. I lavoretti creativi. Ma già le hai prese le cose per i lavoretti creativi? Noi abbiamo lui e adesso Melissa ha preso anche lui, anzi abbiamo anche la ballerina. Anzi forse non è questo, è questo, è l'orca. Ah, l'orca, sì, andiamo sopra. Allora, naturalmente ci sono anche tutte cose da mangiare, tipo le caramelle di Sumikurashi, ci sono i biscottini, ci sono i biscottini di Doraemon. Melissa, tu hai finito i biscotti? Allora prendiamo un po' di biscotti, questi di Doraemon. Anzi, prendiamo anche quelli. Abbondiamo? Abbondiamo. Va bene. Vai, andiamo al piano superiore. Queste sono tipo delle gallettine, mini gallettine di riso di Pokémon. Allora, qui in questo reparto siamo al secondo piano. Sono tre piani di negozio. Qui ci sono varie cose, tipo cose di bellezza, qui c'è bigiotteria. Qui ci sono tutti i trucchi, ci sono le creme, le cose per la casa, i fiori finti. Allora, poi ci sono tutti questi librettini qua che Melissa ha già preso, che sono degli stacca-attacca. Insomma, tu prendi l'adesivo, lo attacchi e poi lo puoi staccare. Noi adesso ne prendiamo due che non troviamo in Italia sicuramente. E anche quello degli Shiba, già lo so. Non sono Shiba, no, tutti cagnolini. E va bene, quindi riprendiamo pure questi. Certo, non è che siano chissà che, cioè comunque attacchi, stacchi l'adesivo, attacchi l'adesivo. Però per i bimbi sono carini. Questi li prendiamo anche per qualche regalino, per qualche cuginetto piccolino. Quello ce l'abbiamo. L'abbiamo simile. Sì. Le gomme da cancellare di ogni tipo. Ogni tipo di gomma da cancellare anche con il cibo. No, mamma. Sono bellissime. Dai. Abbondiamo con i dolci. I dolci, le gomme a forma di dolci. Penne, apri, guarda. Di tutti i colori, di tutti i tipi. Ah, poi ecco, questa è una novità, cioè i personaggi di Osamu Tezuka, quindi la zipper bag. E non c'è Kimba. Gli Astro Boy, non c'è Kimba, no, però ci sta. Ma non è solo i pupazzetti. Allora, ho trovato queste, credo siano delle carte. Grazie Melissa, prendi, per favore. Grazie amore. E questi che sono dei magneti, è inutile che vi dica di che personaggio sono, no? Lo capite da soli? Naturalmente le nostre adorate bombe da bagno, eccole qua. Ah, questi sono petali di sapone che si sciolgono, della Sarrio. Tu la metti sulla mano e diventa una saponetta praticamente. Melissa adesso sta prendendo le Bath Bomb, che era
solamente due per ogni tipo. Ne prendo due. Basta amore, non esageriamo. Bene, è tutto a 100 yen, però abbiamo anche lo spazio in valigia che non abbiamo dovuto comprare un altro ieri. Guarda, guarda, come ruffa. E chiaramente al Daiso trovi anche le cose di Lamu. Perché veramente dobbiamo comprare parecchio finora, però. Questo, la cartellina per i fogli. Basta, questo l'hai preso? Sì. Ok. Questo non ho capito cos'è. Ah, clean. No, l'ho già preso. Ah, multi-clean. Ah, hai preso tutto? Bene. Ma questo ormai ha capito come si fa. Andiamo, ma? Ok, adesso andiamo al piano di sopra. Questo l'abbiamo fatto. E sopra c'è... E abbiamo preso anche le caramelle all'unicorno. No, non ne prendere. Se no, ma quante ne prendi? E tutte quelle caramelle? Ma poi non ce le mangiamo tutte in albergo. Ah, te le vuoi portare via? Sì. Ok, adesso andremo alla cassa a pagare. Certo, sono 100 yen, ma sicuramente avremo speso tantissimo. Ok, abbiamo preso 70 oggetti, abbiamo speso 7000 yen. Ok, siamo uscite, abbiamo riempito una busta con la bellezza di 69 pezzi, abbiamo speso, ho visto l'equivalente sul conto, 49 euro. Quindi molto meno di un euro per oggetto. E se vi faccio vedere le cose che abbiamo comprato, è tutta roba originale Sanrio, perché è tutta roba originale Sanrio, ok? Quindi non è un robetta così. E in più abbiamo trovato pure tante cose, ecco, tipo queste, no? Dille di Oscar. Poi abbiamo trovato delle cose di Doraemon, poi abbiamo trovato tante altre cose. I biscotti di Doraemon. Quindi dividete 49 euro per 69 oggetti e capirete quanto abbiamo speso per ogni oggetto. Questi sono i negozi che si trovano in Giappone.